Ieri le dichiarazioni del Premier sul nuovo DPCM che dà ai sindaci la facoltà, possiamo dire, di mini lockdown o di chiudere pezzi di città, però ci si chiede con quali mezzi. Guardi, per la verità il governo ha già compreso di aver fatto un errore di metodo e di forma soprattutto, perché nella bozza finale del DPCM è scomparsa la parola sindaci. Quindi si ritorna a quello che si poteva fare già prima. Quello che amareggia è la comunicazione politica istituzionale che è stata data ieri dal Presidente del Consiglio. Perché cominciare una conferenza stampa nel dire noi non facciamo il coprifuoco, saranno i sindaci che eventualmente possono fare i coprifuoco parziali, nella consapevolezza che a questi sindaci d'Italia viene chiesto anche di uniformarsi al brocardo ad impossibili anemo tenetur, cioè come lo facciamo questo coprifuoco parziale senza avere la direzione operativa delle forze di polizia, avendo organici, pensate, in tutta Italia le città ridotti della polizia municipale, senza risorse per gli straordinari. Ed è talmente fondata la nostra doglianza, devo dire di grande amarezza sul metodo, sull'assenza di rispetto, di non aver ascoltato, che oggi frettolosamente il Viminale ha dovuto chiarire che sono decisioni che verranno prese in Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, quindi dove evidentemente il Sindaco insieme al Prefetto si sta un attimo in queste ore provando a ricucire un'infelice uscita del Governo, ecco, mettiamola in questo modo. Poi, se devo dirla tutta, stiamo continuando, così come qua fa De Luca sulla sanità, che punta il dito per nascondere la luna, un po' mi è sembrata anche l'operazione del Presidente Conte, perché sembra quasi che oggi il tema del Paese è i sindaci che devono chiudere la via o devono chiudere il rione, un po' come De Luca ha chiuso le scuole. Invece forse dobbiamo incominciare a mostrare quella luna che poi nasconde i problemi delle tante dita del nostro Paese. Cioè, che cosa è stato fatto per portarci a un passo dal nuovo lockdown? Cioè, questo paese rispetto a febbraio nelle regioni d'Italia ha aumentato la rete di protezione sanitaria pubblica delle nostre collettività, oppure ieri è stata, come è sembrata a me, un'operazione piuttosto soft, anche, come dire, fatta con una comunicazione sicuramente psicologicamente più efficace rispetto a quella di altri, però per prepararci a misure più restrittive tra qualche giorno? Cioè, mi è sembrato un po' come accadde qualche mese fa, vi ricordate le prime conferenze stampa del Presidente del Consiglio, quando partiva in maniera, come dire, prudente, per poi arrivare a quello che può sembrare in questo momento anche vicino, che sono misure più restrittive. Quello che spiace è che il cerino in mano ancora una volta è stato dato ai sindaci, che non vi sfugge che cosa si è scatenato nel paese, perché ad ogni vicolo, ad ogni piazza in cui qualsiasi cittadino vedrà un po' di gente che cammina, chiederanno al sindaco di chiudere oggi questa via, domani quel vicolo, dopodomani quella piazza e dopodomani ancora quella piazzetta, e questo creerà sicuramente una tensione sociale che francamente ce la potevamo risparmiare.